Ancora oggi si manifesta spesso una tempesta che da Sarnico arriva alla Franciacorta per sconvolgere i raccolti. Una leggenda narra che nel castello di Montisola viveva una stupenda fanciulla che ogni mattina si recava sulla sponda del lago a specchiare nelle acque serene di Sensole la sua incantevole bellezza. Un giorno si sporse un po' troppo e cadde in acqua, ma un coraggioso giovane la vide, si gettò nel lago e la trasse in salvo. Era un umile pescatore che già da tempo osservava la fanciulla per la sua meravigliosa bellezza. Tra i due nacque un profondo amore. Ma la bella castellana era promessa in sposa a un ricco signorotto della Franciacorta. Quindi il padre la rinchiuse nel castello e il giovane pescatore fu incarcerato in una grotta. La fanciulla da quel momento rifiutò ogni tipo di cibo e deperì al punto che il padre, impietosito, le permise di andare a specchiarsi per un'ultima volta nel lago. E allo stesso tempo diede l'ordine di uccidere il pescatore. Nel momento esatto in cui la castellana vide la sua immagine deperita nell'acqua, le onde si alzarono alte e schiumose, il cielo diventò buio come la notte, un vento impetuoso portò alle sue orecchie un urlo lungo e straziante nel quale riconobbe la voce del suo innamorato. Volle morire con lui e si gettò nel lago. La chiamano Sarneghera e non è altro che il canto disperato della fanciulla e il pescatore sul fondo del lago. Separati per sempre, continuano a vendicarsi e le loro lacrime dal cielo si trasformano in grandine.